Cristian Bisceglia, regista, diciamo, internazionale, regista di Cool Peter, film distribuito in 90 paesi, pensavo molti di meno, prima mai corretto, insomma è stato distribuito in Cina, in Sud America e ha mostrato un'immagine inedita della città, anche con tante scene ambientate al Cimitero Monumentale, che è uno dei più grandi d'Italia, uno dei più belli d'Italia, che andrebbe valorizzato e non lo è mai stato per come dovrebbe. Cosa ti ha spinto a scendere in campo per Messina? Se partiamo dal cimitero, quando penso, cioè la mia esperienza, l'esperienza che ho avuto comunque con una troupe internazionale era quella in cui tutti mi chiedevano come che un posto così bello fosse così trascurato, no? In qualche maniera, nonostante ci fosse qualcuno, c'era chi teneva realmente a impegnarsi per salvare quello che era rimasto. Però chiaramente tu non puoi, cioè il compito della politica è non delegare a pochi la salvezza del luogo, perché non ci riesci. Il compito della politica è fare sì che una comunità preservi un luogo oppure ne faccia uno, in qualche modo crei delle realtà diverse, cioè non puoi delegare l'iniziativa sempre del singolo che vuole salvare. E questo mi ha spinto a dire ok, se posso dare il mio contributo per portare un territorio di competenze, sono pronto. Ci ho pensato ovviamente, perché comunque ho un lavoro che va bene, però forse c'è un momento in cui chi appartiene a una comunità soprattutto che è in difficoltà, deve fare uno sforzo in più perché per gli altri, cioè mettere a disposizione quello che ho imparato nel corso del tempo e delle proprie esperienze. Prima parlavi dell'esigenza di, in conferenza stampa, parlavi dell'esigenza di fare rete, dell'importanza anche della cultura, citando anche il caso di Fiumara d'Arte di Antonio Preschi. Come la cultura può impattare su Messina, come può contribuire alla riqualificazione della città? Innanzitutto bisogna, quello che dico sempre, non bisogna avere paura di chi ha talento, cioè e qui il processo culturale è inverso. Si chiama sempre l'operatore culturale, non faccio nessun nome, non voglio fare nessuna polemica assolutamente, che in qualche maniera è disposto a dare meno fastidio, no? L'operatore culturale, consulente a costo zero, non è così che funziona. Se c'è, è quello che ci insegna anche l'esperienza recente, ne parlavo con Valentina l'altro giorno, di Librino, no? C'è un territorio così complesso, pieno di problematiche, trasformato. Quindi la dimostrazione è che se c'è la competenza, se tu coinvolgi chi è competente, le città si trasformano. È un segnale di speranza, ma anche un segnale di trasformazione del corpo. Cioè un corpo brutto diventa bello, fai un'operazione che non è estetica, è un'operazione dell'anima, perché laddove c'è bellezza, poi alla fine ridai fiducia. È chiaro che non c'è solo quello, ci sono tante altre cose, ma l'obiettivo che ci poniamo è quello di lavorare il più possibile come comunità, cioè nel senso non isolarci come singoli assessorati, ma creare un tessuto comune, perché la città è un unico corpo, non sono corpi isolati. Chiaro. Il ruolo dei giovani è un discorso di cui è abusato, di cui si parla tanto, ma di cui bisogna parlare perché è un dato sotto gli occhi di tutti. Tu facevi riferimento sia a quelli che sono andati via, sia a quelli che hanno avuto il coraggio, la forza, la possibilità di rimanere. Si può fare cultura prescindendo dai giovani? Penso che sia una cosa abbastanza difficile. No, la cultura devi fare, cioè devi coinvolgere tutti, devi coinvolgere tutto, perché, però devi trovare dei modelli ovviamente attrattivi, perché è chiaro che una persona anziana ha delle esigenze diverse da un ragazzo. È chiaro che per noi la pedagogia, il diventare spettatori, il diventare protagonisti anche della propria vita, no? Il cinema, il teatro, in questo senso sono una metafora, diventa fondamentale. Cioè noi dobbiamo lavorare sulle scuole, dobbiamo coinvolgerle, e probabilmente chi ha operato sul territorio ha una grande esperienza e ci può aiutare. Noi dobbiamo mettere a disposizione fondi, trovare la possibilità di dare fondi e spazi perché queste associazioni possono esercitare. Valentina, una delle tue, dei tuoi cavalli di battaglia è la riqualificazione del waterfront. In che modo il lungomare può avere un ruolo anche nella rinascita culturale della città? Sì, il lungomare è fondamentale, come
luogo dell'aggregazione, luogo dell'identità di Messina. Finora, fin troppo, abbiamo rivolto le spalle al nostro mare, invece secondo me una città che ha più di 50 km di mare non può non valorizzare e sfruttare quelle che sono le potenzialità e di spazi e di accessibilità per tutti, proprio per Messina. Io ho lanciato un'idea e anche una sfida. E potenziare, oltre a quello che già c'è, gli elementi che possono garantire la presenza di una movida strutturale sulla nostra costa. Proprio oggi che parliamo di cultura, la cultura è un valore chiaramente che fa parte della vita di una persona. Io penso che sotto il profilo strettamente della crescita, appunto della pedagogia di cui parlava Christian Bisceglia poc'anzi, è parte integrante. E così come appunto abbiamo bisogno personalmente tutti noi degli aspetti paideutici ma anche di crescita e dello svago che ci permettono appunto di essere persone complete, altrettanto la società deve e potere puntare sullo svago, lo svago come attrattore, lo svago come messa in rete di chi appunto dell'industria del divertimento, di chi appunto ne fa motivo di lavoro e di sviluppo. Per cui secondo me parlare alle associazioni del territorio, parlare a chi fa impresa culturale e chi fa industria del turismo, aprirsi al confronto, perché non credo che nessuna amministrazione possa dirsi senza il confronto capace di poter dare delle idee a prescindere. Noi abbiamo deciso in questo momento di avvalerci di modelli importanti che ci potrà portare appunto la competenza e le capacità appunto di Christian Bisceglia, ma sempre in una posizione di apertura. Aprire noi e aprire gli spazi, dare possibilità di realizzazione a chi oggi vuole, crede e spera per Messina una condizione migliore di vivibilità. Dobbiamo avere il coraggio anche di rischiare in questo senso, no? Anche di farci dire dei no, però questo è anche il costo della politica, però dobbiamo provare a cercare di puntare al massimo, anche nel senso quel poco che abbiamo, però dai grandi centri, cioè nel senso il mare diventa veramente strategico in questo senso. Io voglio pensare in grande, perché deve essere tutto fatto altrove e non qua. Non so se ti piace questa idea. Dobbiamo creare un'opportunità, va creata l'opportunità, vanno creati degli spazi nuovi. E si deve lavorare per questo. Dobbiamo riacquistare il nostro mare. Grazie.